Il comune di Nocera Inferiore apre le porte agli appassionati di subbuteo grazie al torneo Città di Nocera, che ha visto sfidarsi 32 partecipanti divisi in 8 gironi da 4 provenienti non solo da Nocera ma anche da Solofra, Cava dei Tirreni, Salerno e Napoli. I primi due vincitori del girone accederanno al tabellone principale, mentre gli ultimi due del girone non saranno eliminati ma parteciperanno ad un torneo parallelo detto Chaltrons per decretare il cialtrone del torneo. Il nostro club è nato da pochi mesi, però per fortuna conta già tanti iscritti e abbiamo avuto, grazie a queste persone, la possibilità di poter organizzare un evento così importante. Ovviamente vorremmo ringraziare il sindaco avvocato Manlio Torquato, l'assessore al turismo Saverio D'Alessio, che ci hanno patrocinato nell'organizzazione di questo evento, e il presidente dell'associazione Nocerini Carmine Passaro, che ci ha dato la possibilità di essere qui oggi. Il torneo in pratica si svolge durante tutta la giornata. Ci sono 8 gironi da 4 partecipanti, si qualificano i primi due ed accederanno al tabellone principale, mentre gli altri due comunque non perderanno, perché avranno la possibilità di far parte di un altro girone, di altro tabellone parallelo, cosiddetto Chaltrons. Il subbuteo storicamente è un gioco che non ha vincitori e vinti, quindi diamo la possibilità di divertirsi a tutti quanti. L'emozione di ritornare agli anni più belli della nostra vita, cioè gli anni dell'adolescenza. Questo è il gioco che praticamente le persone che sono nate tra gli anni 70 e gli anni 80 hanno giocato tutti, quindi è un'emozione tornare a quando si era bambini. Che oggi, se ci pensiamo, giocare a 44-45 anni può essere anche un lusso e non tutti se lo possono permettere.